Non trovo. Buonasera. Abbiamo un ospite davvero eccezionale. Abbiamo un ospite davvero eccezionale. Ruto Vibe, vi dico già nome tutto il programma, ma c'è molto di più. È un evento reso possibile da Intracess, dal gruppo di Intracess e da Lorenzo Proietti, che ha firmato oggi la grande hit dell'estate, Dorime, con la fantastica Charlie Red. C'è un ritardo di 2 ore, ammetto, di 2 ore circa, causa fitta nevicata, ma vediamo se l'ho. Ma è giusto l'account? Ah, sì. Vediamo se l'ospite. Se il nostro ospite. Eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Figa, sono bloccata prestissimo. Ciao Claudio! Facciamo un applauso sibariticissimo, esondosissimo a questo titano. Come si dice titano? Ecco, mi puoi ripetere il tuo saluto, caro? Ciao Andrea. Porco Dio, devo dire una cosa. Me ne intendo di Rutti, cioè, io non, devo dire, non è la mia specialità, però un giorno Sì, sì, sì. fui presidente di giuria alla gara di Rutti in Veneto, dove vinse Ruth Bisterio, vinceva sempre lui, vinse sempre Ruth È Bisterio. forte lui, è forte. Ecco, e penso e sono sicuro che con te avrebbe un lobo tigre, cioè un nuovo lobo tigre avrebbe un nuovo rivale. Ma ce la siamo giocata bene a Ruto San quest'anno. Sì, è stata una bella battaglia. Allora, Andrea, non posso perdere questa diretta, è troppo importante. È troppo importante. Veramente, perché voglio fare il record. Voglio tutto. Allora, l'evento è reso possibile da Intracess. Intanto, ben trovato Ruto Vibe. Ruto Vibe, allora, innanzitutto, Ruto Vibe, ci puoi dire un attimo da dove vieni, cioè, da che città vieni e qual è il tuo hobby preferito? Mi pare. Provincia di Milano. Provincia di Milano. Provincia di Milano, però non è Corsive, è più, questo è più del Corsive, è più del Corsive. È il grassetto. Maiuscolo, grassetto, come lo Ecco, volete. esatto, perché secondo me tu la metti in culo proprio, cioè, ecco, così parlo. Comunque, provincia di Milano, e il tuo hobby, oltre a scopare e a pippare, qual è il tuo hobby preferito? No. Giocare a calcio, fare attività fisica. E poi si va a ruttare in giro ogni tanto. Porco Dio, però, ma sai quanto cucchi ruttando? Ma sai che le fighe impazziscono per i rutti? Quanto cucchi ruttando? Dipende, Andrea. Alcune ti mandano a fanculo, alcune si divertono. No, 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 no. Tipo, ne ho una qua vicino a me che mi manda a fanculo. No, guarda, no, ti spiego, se ti manda Gio, qualcuno, se ti cosa manda sta qualcuno è una gran succedendo? porca. Se ti manda qualcuno è una gran Vedi, porca. Andrea, a lei non piacciono i ruti. Non piacciono a tutte. Ma no, 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 piacciono a tutti. Se non lo dicono è perché sono troie, cioè, e sono perversi. E beh, cazzo. Comunque,
Allora, vi dico subito che voglio chiedere a Ruto Vibe, che si può già preparare in cabina, può già prepararsi in cabina, perché vorrei che superasse, che mi facesse fra un minuto, 2 minuti, il ruto più lungo del mondo. Allora, il tuo record personale quant'è? Mica, record personale 40 secondi. 40 secondi. Ecco. Però per prepararlo mi serve un botto di tempo, devo mettermi lì a gonfiare la pancia. No, devi vincere come ha vinto il finanziere là ai 100 metri, Dio porco, pippando. Allora, porco Dio, è ovvio. Allora, cosa succede adesso? Che praticamente ti do 2 minuti, mentre sei qui con noi. Io non ho tempo di rompere questa, di aprire questa bottiglia, quindi vi insegno io a sbocciarla in un modo diverso da come fa... Da come fa il nostro amico, come si chiama, la Cerenza, che lui usa il coltello, ma se non ha il coltello, come cazzo fa? Mi segno io, porco Dio. Però preparati. Dai, adesso mi preparo piano piano. Piano piano mi preparo. Porco Dio, per fortuna che non l'ho rotta qui, se non... Allora, fra pochissimo, allora, Ruto Vib, fra pochissimo farai la gara, il ruto più lungo, e poi ti dirò un brano letterario da dire in altra lingua. Vai, va bene, va bene. Ok. Minchia, il ruto più lungo in diretta è bello, bello pesante. Dai, ci proviamo. Non si rompe, porco Dio, non si è rotto. E allora, dimmi. Un momento, Ruto Vibe, devo far entrare un attimo i due giurati, porco Dio. Vai, falli entrare. Non mi ricordavo dei due giurati, c'è una grande... Allora. I ragazzi di Intraces. Esatto, vediamo se... Una bellissima parte d'arte mobile, che voleva pure... Ti sei catafratto. Allora, dalla regia mi dicono di rimandare. Ma rimandare cosa? Cioè, no, ok. Così quanta... No, Ruto Vibe, ma sei un grandissimo, sei un personaggio potentissimo. Ruto Vibe, ma sei... Non farmi ridere che c'ho tutta l'aria nella faccia e poi mi esce fuori. Oh, ma avete visto questa mutina che non si è rotta con 3 colpi? Ma che cosa hai fatto, Dio caro? Ma cos'è? Beh, mi sta uscendo già l'aria, ce l'ho tutta qua. Figa, mi stai facendo morire, sto soffrendo come un cane, c'ho tutta l'aria nella pancia. Allora, Ruto Vibe, dimmi. Rilassati con un po' di latte di cocco. Adesso... facciamo così, siccome non vedo... Non, Lorenzo, vediamo se accetta un attimo, se gli amici di Intra, se accettano di entrare, vediamo perché... eccolo qua. Aie! Sì. Bella, regà. Allora, è un giorno veramente speciale. È un giorno... Ruto Vibe, è un giorno speciale. Abbiamo Lorenzo Proietti che ha firmato una hit da paura stupenda, dove me, che, con Charlie... E mi porti un personaggio, Lorenzo, di Intraces, che è straordinario. Ruto Vibe. Hai visto? Sì, ti ho portato, sì. Mica cazzi, allora, È Ruto Vibe. Ruto Vibe. È Ruto Vibe. Ruto Vibe. No, mi sta uscendo l'aria perché ce l'ho da troppo dentro. No. Fate entrare il quarto giurato, così tiro giusto ruttone. Esatto, dov'è la... Cioè, è il mio casino. Ma una domanda, ma no, un momento, ma porco Dio, si dice Ruto Vibe, ma porco Dio, ma Dio porco, ma ho detto 50.000 volte Ruto Vibe e nessuno mi dice un cazzo, Dio porco. Ma che cazzo, uguale, tanto che ce frega, è quello il nome, Andrea, o in italiano o in inglese è uguale, giusto, Cri? Ne sono dettagli questi, dai. Sì, l'importante è sborrare. Elio chiede di fare tu, Andrea, la striscia più lunga del mondo, invece che Cristiano fa il rutto più lungo del mondo. Però non si può fare forse. Grazie Alessandro per il segui.
Non ha voluto vivere, è stato sentito di fare il lutto più lungo del mondo. Io una volta veramente per una ragazza ho fatto in diretta la striscia di vero cocco più lunga del mondo. E se no, mentre tu fai il cocco più lungo, io faccio il lutto più lungo. Era questa l'idea. Però allora a questo punto devo chiedere, parte da qua, devo chiedere a spostare la macchina perché arrivo fino a 1 chilometro circa. Cioè, passo da qui. Occhio, Gri, che te esce l'aria, eh? Sono qua che sto soffrendo. Allora, stai ingolfato d'aria. Dopo ricarico ancora, se no muoio. Ma io non riesco né a sputare né a ruttare perché sono fatto, perché ho pippato. Cioè, porco Dio, non ho pippato. Cioè, magari al caldo, Andrea, dai. Posso? Io posso, così. Ecco un attimo. Non può mancare. Devi fare il bagno. Elio. Non ce la facevo più, ragazzi. Esatto, sta per entrare Elio, titano di Francesca Cruz. Lore. Eccolo. Ragazzi, fai sto rutto. Mo lo devo ricaricare. Allora, me l'avete fatto tenere dentro. Siamo scaricate le batterie. Madonna. Allora, ricordo che Elio, l'ultima volta che è entrato, avevo ti ricordo, avevo stato fuori una tipa, ecco. L'ultima volta che sono entrato hai fatto la live con il Puma. Madonna, quanta gente c'è. No, era prima allora, era prima, era l'intervista prima sulla ragazza prima. Che gli ha sbloccato. Avevo fatto come Giuseppe Rossi della Fiorentina che ha dato un pugno al giocatore. Bellissimo. E, tra l'altro, il nostro Vibe, che non è Vivaporux, il nostro Rutto Vibe è commisso di cognome, commisso, si poteva dire, ormai l'ho detto, porco Dio, ma comprasi Messi, porco Dio, Messi, e porta in viola Messi, Dio porco, dillo a tuo zio, dillo commisso, di portare in viola Messi, e ci sarebbe anche quel portiere. E lui mi risponde, ok, così mi risponde, ok. Ragazzi, allora, prima di avere il Guinness, chiederei ai due giurati di Intracet di fare una domanda alla rete del rutto mondiale. Prego. Una domanda? Ma a caso una domanda riguardo cosa esattamente? Parlando o ruttando? Allora, facci la domanda a Cristian, a che età hai capito di avere questo potenziale? Ero piccolo, avevo 5 anni, così. Vedi, subito, fresco, ha iniziato già da piccolino. No, ma Dio, porco Dio, caro, porco Dio. Cioè, penso, quindi, è... quindi si è fatto sicuramente la prima comunione ruttando. Cioè, ma avete visto però Elio che domanda subito? Cioè, domanda proprio da porca. E quindi da che età rutti, scusami, da che età hai iniziato? 5 anni. Da 5 anni, ecco. E lei, Lorenzo, che cosa vuol chiedere al nostro Rutto Live, Cristian, progetti per il futuro? Per ora si pensa a lavorare e a fare alla giornata. Allora, in realtà vi dico come stanno le cose. Vi dico come stanno le cose. Perché Rutto Vibe ha successo? Parliamoci chiaro, io non amo la finzione. Perché è vero, Rutta figa, cioè, è forte, senti Andrea. Rutto Vibe prova a dire ti piace, preferisci quella colombiana o quella delle cose dell'Ecuador? Grazie Andrea. Allora,
Ma in realtà, non in realtà la... su queste cose. No, bisogna dire che è veramente uno scienziato del rutto, perché rutta proprio bene. No, rutta veramente. Però a me quello che interessa è questo. Lui ha successo, è successo perché le fighe, io lo so, le troie si bagnano. Io ho visto un video di un ragazzo una volta che ruttava davanti a un albergo e tutti si sono girati e hanno riso perché era nel tuo caso, ecco, appunto, ammettilo, cioè quanti telescopi perché rutti? Ma è vero, porco Dio, non è che scherzo, Dio cane. Ma secondo me è un ottimo metodo di rimorchio se diciamo fatto in un cioè se è fatto in un certo modo, ok? Ogni cosa poi è un'arte, secondo me. Devi essere esatto. Devi essere elegante ruttando. Esatto, ecco, sì, è mai semplificato. Più sono fighe, più sono fighe, più sono troie. E canti una canzone, già sei più simpatico. Dico un fax. No, non è vero. Se tu vuoi la super figa, cosa dice la Lamborghini? Pensavo fossi un uomo, un pistolero, porco Dio. Cioè, quelli vogliono veramente la sbora, le porcate, capite? Cioè... And buffering. Pensi di entrare in politica, Ruto Vibe? Sei maggiore? Pensi di entrare in politica? Vado a fare il presidente del consiglio. Coi Rutti mi prendono subito. Tanto in politica ci sono entrate le porno star, posso entrarci anch'io. A voglia. Ma soprattutto te, infatti. Ma soprattutto te che puoi entrare. Ma porco Dio, ma nel dipreismo il Parlamento sarebbe solo di porno star. Cioè... cioè, comunque, Ruto Vibe, ti voglio chiedere, mi dicevi che hai vinto una gara di recente, una competizione? No, a Ruto Sound sono arrivato terzo nella generale. C'era Ruth Mysterio, Masoni e io eravamo sul podio. Questa è stata la gara più importante. Poi ce n'è una venerdì. Prendi l'aereo e vieni a fare l'arbitro, dai. Alambrate. Dove la fai? Dove, Cri? Alambrate, a Milano, Alambrate. Ah, Alambrate. Io perché sto qua a Roma, porca puttana. Sono stato in un locale, ci danno la stanza e facciamo la ignoranza. Io sto in ferie dall'8 al 18 agosto, Cri. Per cui in caso... in Sardegna dall'8 al 18 agosto. Sono in Sardegna dall'8 al 18. Ah... vabbè, perché c'ho le ferie solo per quel periodo, altrimenti se organizzavamo, cazzo. Vabbè, oh. E allora io vi dico questo, vi do il mio parere. Per me questa live è un capolavoro letterario. Per me. Poi quello che dite di questo ragazzo, io lo dico per me è un capolavoro, cioè è un capolavoro. Andrea, se tiri anche tu qualche rutto. Tira anche tu qualche rutto, Andrea. Dai facci Andrea, vedere. Vedi la coca. No. Devi bere la coca, Andrea. Io sono campione in starnuti. L'ultima volta che ho starnutito ha nevicato, cioè, fino a Mosca. Cioè, ha nevicato tutto. No, la poesia, la nebbia, gli erti colli piovigilando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia. Ecco, me la puoi recitare con il tuo linguaggio? Mica, Andrea, io già me la sono dimenticata. Allora, Oh Andrea, comunque qui un amico mio dice che se starnutisci esce Pablo Escobar dal naso. È sicuro. E te saluta pure, voglio. Te faccia. Te saluta pure. Allora, solo questo, a parte il fatto che se so della pura non entra,
se suona la pula non entra, porco Dio, suona la pula non apro, non entra, ma se anche aprisse con uno starnuto, no, ma non è uno scherzo, cioè, scateno, ecco, una bella valanga, Andrea. Che sono fatto, no, si vede che sono catafratto. Ma cosa sto dicendo? Meno cata più fatto, sì. Ecco. Meno cata più fatto. Ah, meno cola. Cata fatto. Meno cola più coca. Però per usare bisogna usare la coca. Vedi? Ruto vive sempre nel tuo modo. Immagina di essere al boschetto di Rogoredo. Sei dentro il boschetto e devi chiedere della bamba. Come lo chiedi nel tuo modo? Allo spacciatore? Non sono esperto in questo argomento. Beh, lui ti dice quante pizze? Non lo so, non ho proprio idea. Io come glielo chiediamo, ragazzi? Ah, sai come glielo chiedo? Vado al parco di Rogoredo e gli dico: avete un po' di coca per ruttare? Gli dico per ruttare e poi che ruttano al volo. È certo. E questo è... Avete sentito che melodia? E come si sente subito? Certo, cosa vuoi Bianco, cosa vuoi bro, basta, sono in tilt porco Dio, sono in tilt, ma magari al caldo, Andre, no. Stai facendo ninni. Ma si è fatta una gente. Comunque, parlando pure un'altra cosa seria, ste 100+ persone che sono qui, avete ascoltato la nuova canzone di Andrea? Fatta da Lorenzo? Beh, l'abbiamo messa da poco, che era? Alle 8, che era? Nei 8? Sì, oggi pomeriggio, tardi, caricata su YouTube. È chiaro che è anche quello il motivo dell'emozione. È quello il motivo dell'emozione. Allora, facciamo così, io farei questo gioco per chiudere. Farei sentire il disco della canzone al nostro Ruto Vibe. Vai, e chiedo poi di ripeterla. Chiedo di ripeterla. Così, questa era la tua canzone. Dorime. Dai, fammela sentire un po' che provo a fartela con Ruto, dai. Dorime. Ameno. Dorime. Dorime Pippa. Dorime Pippa. E allora, gentili, preparatevi perché adesso... Eccola qua. Dorime. So. sì, dai. Che bel video che hai fatto, Andrea. Ecco, allora dovresti dirci, appunto, dovresti cantarci di preismo catafratto del privé. Di preismo catafratto del privé? No. No. E dovresti dire sì lo so. Oh, devi dimmela sì, piano piano che me la imparo. Esatto. Allora, Dorime. Sì, lo so, la mattina sono già fatto, sì, lo so. Sì, lo so,
La mattina sono già fatto sì, lo so. Pippare è magico. È magico. Pippo e regino. Esatto. Ascolto su Spotify e me la devo imparare. L'ho caricato adesso e uscirà all'incirca, credo, tra 5-6 giorni su Spotify. Comunque sia, sta già su YouTube nel canale ufficiale di Andrea. Perfetto, perfetto. Me la devo imparare e poi te la faccio tutta ruttata. Eh sì, perché altrimenti... Allora, Rutto Vibe, di soltanto questo. Sì, lo so. Di solo questo e basta. Sì, lo so, porco... Sì, lo so, porco Dio, la mattina sono già fatto, sì, lo so. E basta, porco Dio, solo questo. Ma se tiro le bestemmie, qua mi segnalano, Instagram è permaloso. Ah, vabbè. Allora di Dio Cane, no. Sì, che poi alla fine è uguale. No, cioè, è un'altra cosa, Dio, infatti. Dio porco un conto, Dio Cane no, perché il cane, non ti voglio bene il cane. No, Dio Cane non è una bestemmia, Dio Cane. Infatti, non te lo sa scritto. Quindi per gli egizi era il dio cane. Vabbè, comunque... Ah sì, per dio Anubi. È un dio. È diverso quindi, anzi è il contrario della bestemmia. Siamo perseguibili. No, ma in quel caso però Lorenzo sarebbe una bestemmia per il libraismo, perché il libraismo in realtà si fonda sugli egizi e sui maya che già parlavano. E quindi bestemmieresti uno dei geni per il libraismo Anubi. Cioè quindi dio cane si può dire nel libraismo, ma non dio Anubi. Cioè, ma non porco lungo, vabbè, comunque adesso, comunque vive per vibe per noi di solo questo, che la mattina so, sì lo so, la mattina sono già fatto, sì lo so, e voi che cazzo ve ne frega, di solo questo è ruttato e basta, fammi felice. La mattina sono già fatto, sì lo so. Ma che velocità anche, impressionante. Hai vinto, porco Dio, hai vinto. Ma adesso andrei io, ma io non è che te porto i personaggetti. Ho già fatto, sì, lo so. Io ti porto roba seria, Andrea. La faccia che fa Andrea. Impressionante, articola perfettamente. Cioè questo, ma è un fenomeno. Andrea, go Intrachess, non si sbaglia, go Intrachess. Veramente Intrachess, cioè, io a questo punto mi ritengo soddisfatissimo e archivio questa grandissima vittoria, questa nuova Champion, perché guarda, e ti faccio i complimenti, perché c'è una cosa impressionante. Cioè, ecco, col tuo primo milione di euro cosa vuoi comprarti? Ad arrivarci prima, con Ma un milione non è un caso. Allora, se arriva un milione di euro di guadagni, facciamo una bella serata insieme e mando tutto io. Vabbè, certo, minimo, Gri. E allora, grazie... Cazzo, però, diretta stupenda, ho avuto l'idolo del momento, parlo, cioè, di Rutto Vibe, ho avuto qua, pensate, lo stato maggiore di Intrachess, io sono soddisfatissimo. Una bella live è stata, guarda, tranquilla. Tranquilla. No? La prossima sarà su TikTok. Però lì non possiamo pensare perché sennò ci chiudono subito. Ma hanno bannato a me. Sono dei in culo lì. Su TikTok ci sono le troie che... Vero, ma vengono a rompere le balle a chi dice le bestemmie. Alle troie non dicono niente. Ah no, infatti. E culi fanno viso. China. Grazie ancora. E... Buonanotte, Andrea. No. Ah, porco Dio, dimenticavo la cosa più importante. Dimmi solo questo, e poi chiudo. Guarda. Tutta la notte, cocca. Tutta la notte, cocca.
tutta la notte, poche minuti. Tutta la notte, poche minuti. Dai, io so buono, non al caso. Faccio figure di merda, eh? Subito pubblicata questa storia. Ciao, grazie. Stupendo. Allora, al prossima live, oh, dai, organizziamo se poi. Ciao Andrea, ciao Elio, ciao Chris. Ciao ragazzi, sì, ci becchiamo sui gruppi. Ci sentiamo su io i gruppi su Telegram anche, ok? Ci vediamo di là. Dai. Grandissimo. Buonanotte. Ciao a tutti e grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Ciao Andrea. Dio porco, l'ha detto, è virale, Dio porco. Ha visto, sì. E ce l'ha pure registrato, mo, che c'è pure la frase registrata. Siamo a posto. E vai, mo così se te vanno bene, se te bevono. Ciao ragazzi, è stato un piacere enorme. Alla prossima. Ciao regà. Lorenzo, grandissimo. L'ha detto, ciao. Oh figa, oh, bene. Ha detto ciao. Dai. Ciao Andrea, ciao. Grandissimo.